Buongiorno a tutti, auguri, ben arrivati, ben trovati a questo webinar su Grasshopper per principianti, per chi parte da zero. Una preghiera per sapere se mi sentite, insomma. Io adesso sto ammettendo tutto, sto facendo Sì. l'admit. Mi si sente? Ok, perfetto. Non riesco a seguire la chat, per cui tranquillamente aprite il vostro microfono nel caso mi date un riscontro, perché la chat non riesco a seguirla in contemporanea. Tutti, tutto ok, ti vedo e ti sento. Fantastico. Ok. Bene. Se sentite qualche pausa è semplicemente perché sto gestendo chi arriva, diciamo, i partecipanti che arrivano in ritardo. Allora, ancora auguri a tutti quanti. Un paio d'ore di incontro fatto più che altro per iniziare da zero, serve anche a me, vi dico la verità, perché diciamo, mi piacerebbe iniziare da zero la parte di introduzione di Grasshopper, magari cambiando qualche cosa rispetto a quello che ho fatto vedere prima. Quindi vorrei entrare più in concreto sugli esempi e sulle cose che si possono fare per dar modo a chi parte veramente da zero. E se c'è fra qualcuno di voi alcuni di voi so che già utilizzano tranquillamente Grasshopper. Quindi diciamo, magari è più importante anche quello che ci diranno quelli che partono veramente da sotto zero. E dunque, bando alle ciance, il vantaggio di fare online è che si può partire puntuali, quindi direi che possiamo levare tutto questo e iniziare veramente dalla base. Dal perché Grasshopper, che cos'è Grasshopper? Allora, Rhinoceros è un programma che, diciamo, consente di costruire con una logica che è simile a quella del Lego. Quindi immaginate una cesta di pezzi di Lego. L'idea è quella di voler costruire, per esempio, una casetta. Voglio costruire una casetta e quindi prendo i pezzi del Lego e comincio a costruire e con, diciamo, con i pezzi che ho, con l'idea che ho in mente. E quando comincio a costruire, prendo quello che mi serve, salgo, 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 e poi quando la casa è finita, posso fare delle considerazioni in merito a come, diciamo, come è venuto l'oggetto che avevo in mente, la casetta che avevo in mente. Se a un certo punto mi accorgo che quello che ho costruito non mi piace, la possibilità di tornare indietro è pari a zero, perché sappiamo perfettamente che il Lego non lo consente, no? Cioè, se ripenso il mio progetto, lo devo ripensare smontando tutto e ricominciando da zero. Ecco, questa più o meno è la logica con cui funziona Rhinoceros, cioè una modellazione diretta in cui è tutto molto semplice, è molto semplice mettere in fila i pezzi, ma è molto più complicato, diciamo, ripensare il progetto. In quest'ottica, se io ho l'esempio della fabbrica di ruote di bicicletta, no? Allora, immaginiamo di lavorare con una fabbrica che ha un sistema di costruzione basato su un mozzo da due, che è sempre quello. E poi il titolare magari chiede una ruota che è basata su un cerchio da 10, misure a cavolo naturalmente, no? Mi dice fammi usa un cerchio da 10 e poi mettici, che so io, 20 raggi, quindi aggiungo il mio raggio e conosco Rino abbastanza bene, quindi so che l'array polare in questo caso è quello che mi serve. Questo è il centro. Dico che ci vogliono 20 ripetizioni, invio e risolvo facilmente il mio problema. Quindi, come vedete, la modellazione diretta ha il vantaggio
appunto di permettere una soluzione veloce ad un problema. Ok, se però a questo punto la domanda è: guarda Giuseppe, no, non lo voglio più da 10, ma il cerchio deve essere da 12, allora devo ricorrere un attimo alle mie strategie, cioè cosa so fare con Rhino, per esempio, anziché rifare tutto da capo, magari mi conviene selezionare gli oggetti, poi qui entra in ballo l'esperienza, no? Ognuno di noi ha i propri trucchetti, quindi che cosa faccio? Seleziono tutti i punti di controllo, magari seleziono tutto, deseleziono quelli al centro e magari applico una scalatura che parte dal centro, prende questo riferimento e porta ad 11, 12, quel che è, ed ecco fatto che ho risolto il mio problema. Diciamo che è un modo, come dire, abbastanza semplice, veloce, però sicuramente non è pratico, perché adesso io non voglio farla lunga, ma se arriva il titolare e mi dice adesso mi fai un cerchio da 9 con 20 raggi, poi un cerchione da anziché da 20 raggi un cerchione da 13 con 15 con 16 raggi e tutto questo genere di combinazioni e andiamo avanti con questo genere di combinazioni, è chiaro che diventa impossibile, come dicevo, lavorare in maniera diretta. Cioè quello che è molto più comodo è utilizzare un sistema che mi permetta di gestire due elementi che nascono dall'impostazione del problema, che sono le variabili. Cioè evidentemente in questo problema ci sono due variabili e queste due variabili sono chiaramente la dimensione della ruota e il numero di raggi che ci sono sopra. Ecco, questo per far capire che se già il problema è posto in questi termini, con la modellazione diretta andiamo immediatamente in crisi, perché bisogna, come nell'esempio del Lego, bisogna disfare tutto e ricominciare tutto quanto. E quindi Grasshopper non è altro che un linguaggio di programmazione. Sapete che Rhino è stato pensato soprattutto come un motore attorno al quale costruire una carrozzeria. E la carrozzeria che abbiamo pensato è Rhino, l'interfaccia di Rhino così come lo vedete, ma lo stesso motore per esempio sta all'interno di altre carrozzerie, di altre user interface come uno per tutti Matrix o altri prodotti che fanno un uso specifico di Rhino. Matrix nel caso lo fa per la gioielleria e quindi viene personalizzato secondo le richieste dell'utente, di chi ha progettato il software. E dunque c'è la possibilità di personalizzarlo come si vuole, perché si accede direttamente a quelli che sono il cuore, no? della kernel di Rhinoceros attraverso diversi sistemi. Sono sistemi di programmazione. C'è stato per anni e c'è tuttora Rhinoscripting, c'è Python, c'è C++, c'è C#, ci sono tutti i linguaggi di programmazione. Ma qual è il problema, qual è la caratteristica di questi linguaggi di programmazione? Beh, è molto semplice. Se io adesso posso levare questo esempio e per esempio mi costruisco una mesh e vediamo che cosa succede in questo caso. Allora, costruisco una qualunque mesh. Quindi. Ok, e per utilizzare Python, cioè un linguaggio di programmazione, in questo caso io utilizzo, voglio far vedere qualcosa con Python, ovviamente ho bisogno di un editor che in Rhino io ho questa icona, ma vale la stessa cosa se scrivete sulla linea di comando edit Python script, ecco questo, il bottone è già pronto, e succede che per ottenere un risultato, in questo caso mi sono costruito un semplice esempio con una finestra, che adesso quando lancerò questo script
richiede una mesh e permette attraverso una finestra con dei dati che si possono inserire di fare una rotazione, cioè una cosa molto semplice. È un esempio banale, ma come vedete, pur nella sua semplicità, richiede di saper scrivere con un minimo d'ordine una serie di cose. Ecco, questo sistema di sintassi organizzata secondo una logica e soprattutto attraverso una sintassi particolare, per alcuni va benissimo, per altri va meno bene. Veniamo al dunque, quindi se lanciamo lo script mi chiede, vedete, seleziona una mesh, questa è la mesh, e poi qui con questa prova che ho fatto per la costruzione delle finestre inserisco quello che è un angolo. Quando chiudo questa casella, la mesh viene ruotata. Quindi ho simulato il comando di rotazione all'interno di Python, che a sua volta è andata a pescare dentro Rhino i comandi che servono per fare determinate cose. Dunque, non è detto che tutti si trovino bene con questo sistema, quindi adesso lo leviamo un attimo, buttiamo via la nostra mesh e torniamo a noi. Il vero vantaggio di Grasshopper è che permette di fare qualche cosa, cioè di fare le stesse cose, far fare a Rhino determinate cose, per meglio dire, senza la necessità di conoscere i dettagli della programmazione, più che i dettagli, la sintassi della programmazione. Allora, uno degli errori, diciamo, più che degli errori, direi più delle idee sbagliate che ci si possono fare rispetto a come far funzionare Rhino programmandolo, è dire, ok, mi serve un programmatore. È vero, questa cosa è vera a metà, no? E la programmazione in Rhino, in realtà, richiede molto di più, cioè fa molto più strada un utente esperto di Rhino che si affaccia alla programmazione di quanto mediamente ne faccia un programmatore che sa poco di Rhino. Allora, questa premessa acquista ancora più forza nel momento in cui io decido di adoperare Grasshopper come soluzione di programmazione. Grasshopper, lo dico subito, ha dei limiti, li vedremo man mano che si affacciano, ma anche dei grossi vantaggi. Cioè, il primo fra tutti è quello di, rispetto a programmare nel modo che vi ho fatto vedere, è che se innanzitutto io devo essere, diciamo, devo avere familiarità con questo modo di scrivere, ok? E cioè, non è niente di impossibile, ma ci vuole un minimo di tempo e di buona volontà. Ma poi, diciamo, il limite, chiamiamolo così, del programmare in questa maniera è che io in realtà verifico quello che ho fatto nel momento in cui lancio il mio script. Allora, questo è da una parte un limite, ma da una parte un vantaggio, e lo vedremo fra un attimo. Comunque sia, io la bontà di quello che ho scritto la riesco a verificare soltanto nel momento in cui faccio partire il mio script, che sia attraverso l'editor o che sia attraverso un bottone collegato, che è un modo un pochino più elegante di fare questa cosa, ma comunque questa è la situazione. Invece con Grasshopper il vantaggio che io ho è quello di poter verificare quello che io ho in mente di fare passo dopo passo, mentre costruisco il ragionamento, ossia con un sistema che è molto più vicino alla modellazione di Rhino. Sapete perfettamente che quando modelliamo con Rhino non è che di colpo viene fuori l'oggetto finito. L'oggetto finito è il risultato di un processo di modellazione, processo che parte generalmente, anzi nel 99% dei casi, parte da curve che producono superfici, che producono polisuperfici, che diventano poi l'oggetto finito del nostro lavoro. Quindi la parte più importante, come sanno tutti quelli che usano Rhino da tanti anni, è nelle curve. Gestire bene le curve significa aver fatto 70% del percorso, grosso modo. E la stessa cosa per qualunque sia il sistema di programmazione che poi
diciamo, viene utilizzato per raggiungere il risultato finale. Quindi c'è una lunga parte, nel, qualunque sia il progetto che andiamo a fare, che riguarda la strategia di modellazione in Rhino. Allora, questa cosa è perfettamente rispettata quando si usa Grasshopper. Quindi il primo esempio che voglio andarvi a fare è riprodurre all'interno di Grasshopper la strategia che avevamo usato per costruire la ruota di bicicletta. E dunque, Grasshopper, vediamo innanzitutto, innanzitutto sappiamo che cosa vogliamo fare, e per quanto banale questa cosa possa sembrare, non la sottovalutate, nel senso che partire sapendo quello che è l'obiettivo, più si va avanti e più diventa difficile, perché se voglio costruire qualche cosa, la peggiore idea che io posso avere, per esempio nell'uso di Grasshopper, è partire da zero e finire con una mega definizione, si chiamano così le cose che andiamo a costruire con Grasshopper, l'intero progetto. Questa è una pessima idea in generale. È molto meglio suddividere la progettazione in piccoli step e poi arrivare al progetto finito. Allora, faccio un inciso. Vedo ogni tanto la chat partire. Io, come dicevo, essendo da solo oggi, giustamente domenica, non mi sembrava il caso di chiedere assistenza ai miei colleghi, non sono in grado di seguire la chat e tutto. Quindi lasciate scritto quello che volete. Io cercherò di andarla a controllare alla fine del nostro incontro, e comunque se ci sono delle domande sapete la mia mail, giuseppe@mcneil.com, quindi è facilissimo contattare. Detto questo, dicevo, andiamo a ripetere il processo di costruzione della ruota di bicicletta utilizzando Grasshopper. Allora, interfaccia, la chiamiamo attraverso il comando, che troviamo nella linea di comando, Grasshopper, l'icona. Si presenta questa interfaccia, adesso andiamo a spendere qualche secondo su questa. Allora, non vi preoccupate se qua vedete un sacco di tab in più rispetto a quello che avete voi probabilmente, ma un altro dei punti forti di Grasshopper è la possibilità di aggiungere componenti che servono a fare cose particolari, a secondo delle esigenze. Questo, diciamo, è un sistema modulare anche questo. Così come l'interfaccia di Rhino base è divisa per tabs, cioè sono praticamente quelle capacità di personalizzare l'interfaccia a secondo dell'argomento che si va a utilizzare. Per esempio, Mesh Tools presenta un'interfaccia totalmente dedicata alle mesh. Così Grasshopper presenta dei tab che sono dedicati a particolari argomenti. Per esempio, se ho bisogno di lavorare sulle curve, clicco su curve, ok, questo è e si presentano tutta una serie di strumenti che hanno a che fare con le curve. Attenzione, soprattutto per chi è all'inizio. La prima fila e la seconda fila, a seconda di come avete l'interfaccia, non sono tutti gli strumenti. Per accedere alla totalità degli strumenti dovete cliccare sulla fascia nera, questa qui, e vedete che compaiono molti altri strumenti che non sarebbero potuti entrare qua dentro, all'interno di quelle in vista. Quindi qui abbiamo per esempio altre cose, qui abbiamo altre cose, qui abbiamo altre cose. Superfici, cominciamo a familiarizzare con cose che per esempio in Rhino conosciamo, no? Per esempio, se andiamo in Rhino e prendiamo gli strumenti di superficie, troviamo Revolve, gli sweep a un binario, gli sweep a due binari, c'è un sacco di roba. Quindi se qui la stessa cosa andiamo a controllare qui, Freeform permette di andare a prendere gli equivalenti. Le icone non sono le stesse, lunga discussione sul fatto che dovessero o meno essere fedelmente le stesse rispetto a quelle di Rhino. La scelta è stata, ve lo faccio breve, di avere icone a parte, ha una sua logica. Quindi abbiamo, vedete, lo sweep a un binario, sweep a due binari, il pipe, che posso dire loft, Revolve, cioè con un po' di desiderio di andare a guardare, alla fine poi si trovano
i collegamenti alla logica di modellazione. Ed è veramente importante, perché lavorare con Grasshopper vedrete che è esattamente applicare la stessa logica di modellazione che utilizzereste nella modellazione diretta, con qualche cosa in più. Giusto per inciso, faccio notare che sono stati inseriti alcuni comandi che sono, diciamo, specifici di Rhino 7 e che riguardano le sub-D, e ce ne saranno ancora a venire. So che è una cosa, è un argomento, diciamo, caldo in questo momento, e quindi aspettatevi di vedere nuove cose man mano che andremo avanti. Ok, comunque, questo per dire, per esempio, se andiamo nel settore della matematica, troviamo le cose più, diciamo, le cose più consuete, che possono essere delle semplici operazioni come addizione, moltiplicazione, sottrazione, a qualcosa che ha a che fare con i polinomi, un pochino più complesso, diciamo, operatori tipo booleani, tipo booleano, maggiore, minore. Abbiamo il tempo che può essere, diciamo, decodificato, se abbiamo bisogno di fare una definizione che abbia a che vedere col tempo. Per esempio, che ne so, una copertura che a secondo degli orari del giorno fa qualche cosa. E poi abbiamo la trigonometria e un sacco di altre cose. Dunque, una cosa sulla quale vorrei, diciamo, la vostra attenzione è che, per esempio, in Rhino voi sapete che c'è, se dobbiamo fare verificare l'intersezione fra geometrie, in Rhino abbiamo un solo comando, in realtà ne abbiamo due perché ce n'è uno specifico per le mesh, ma abbiamo praticamente un solo comando omnicomprensivo, che è object intersect, e che permette di intersecare tutto, ecco, le varie combinazioni, mentre invece nella interfaccia di Grasshopper e in realtà sotto nel motore di Rhinoceros le intersezioni poi si diramano in varie classi di intersezioni. Ecco, qui li avete in maniera più chiara. Ad esempio, se qui c'è un bottone per tutto, invece in Grasshopper ci sono, diciamo, comandi che permettono di fare intersezioni, per esempio una curva con se stessa, l'autointersezione di una curva, oppure, che so io, curva, superficie curva, oppure tutte le varie combinazioni che adesso io non vi sto a dire, ma insomma che trovate all'interno. Quindi vedete come e quanto più articolato sia il discorso se lo prendiamo sotto da un punto di vista proprio dei comandi che afferiscono all'intersezione. E poi c'è un particolare, diciamo, settore, che è quello che ha a che fare con cioè qui dentro, questo veramente è, direi che è proprio di tutto l'interfaccia di Grasshopper, che per chi agli inizi è la parte più esoterica, diciamo, ed è dove vengono gestiti i dati. Allora, questa parola dati mi permette di spiegarvi come funziona il gioco di Grasshopper. Allora, il vantaggio di Grasshopper, per ora abbiamo capito che è un sistema di programmare, che ha un'interfaccia, eccetera, eccetera. Come funzionano le regole del gioco? Guardate, è importantissimo capirle dall'inizio, perché fa la differenza fra avere successo e poi piantarsi. Allora, dovete capire che Grasshopper ha il vantaggio che qualunque cosa noi andiamo a programmare viene automaticamente rappresentata dall'interfaccia di Rhino. In altre parole, cosa succede? A differenza di tutti gli altri linguaggi di programmazione in cui, come avete visto prima con l'esempio in Python, io ho dovuto lanciare diciamo, lo script e ottenere il risultato, il vantaggio di Grasshopper è che io vedo e quindi controllo il ragionamento che io vado a, diciamo, esplicitare attraverso la mia programmazione a oggetti. Questo è il vantaggio ed è anche il punto di debolezza. Perché? Ed è il motivo per cui non si fanno mai mega definizioni. Si fanno piccole definizioni che vengono messe in comunicazione l'una con l'altra. Così come un buon programmatore non fa un'unica bodobom lista di comandi e parte, ma fa dei piccoli pezzi che documenta parte per parte, perché poi andrà a chiamare quello che serve, diversamente diventa una babele, è impossibile capire che cosa non funziona. E qui la stessa logica andrebbe rispettata.
Quindi il vantaggio è che vedo quello che faccio. Il limite è che, a differenza di uno script che praticamente esegue qualche cosa e poi, diciamo, si mette a dormire perché è pronto, lascia campo libero al Rhino, diciamo, la caratteristica di Grasshopper è che è sempre in esecuzione, sempre in funzione. Allora, questo è, come ripeto, un vantaggio, ma è anche un limite, perché c'è sempre qualche cosa in movimento e quindi dovremo semplicemente capire il materiale con cui abbiamo a che fare per cercare di ottimizzare il modo di gestirlo. E questo è quello che andremo a fare. L'altra cosa, l'ultima premessa all'uso di Grasshopper, e questa è la più importante secondo me, è che Grasshopper lo potete immaginare come uno sport fatto di due discipline. Non so se conoscete il biathlon. Il biathlon è uno sport fatto da due discipline completamente differenti fra loro, che sono lo sci di fondo e il tiro con la carabina. Quindi potreste avere un atleta che è un fenomeno nello sci di fondo, ma completamente ciecato e che non prende un bersaglio nemmeno, diciamo, se ci sbatte con la testa dentro. E non andrebbe sicuramente bene per lo sport, per questo sport, perché bisogna utilizzare tutte e due le parti di questa disciplina. E qui con Grasshopper Rhino è la stessa cosa. Vale a dire, le due discipline di cui è composto Grasshopper sono la strategia di modellazione e la gestione dei dati. Allora, la strategia di modellazione è esattamente la strategia che voi utilizzereste per fare qualunque cosa in Rhino. In altre parole, se non so usare Rhino, è inutile che mi metto a giocare con Grasshopper. Questo è il mio punto di vista. Altre persone la pensano differentemente, ma io sono pronto a dimostrare che quello che dico ha un senso. Se non so usare Rhino, con Grasshopper non ci faccio niente. Non è un'alternativa all'utilizzo di Rhino, perché chi parte da con queste premesse fa pochissimo, fanno tutti le stesse cose e fanno pochissimo. Cioè girano sempre come il cane a catena, si gira sempre attorno allo stesso paletto. Come dicevo, quindi, la strategia di modellazione, l'altra parte importantissima è la gestione dei dati. Allora, questo invece è qualcosa che chi è abituato a modellare tranquillamente a Rhino, non conosce affatto, mentre un programmatore sa di che cosa si parla. Allora, mentre con Rhino sappiamo tutti benissimo che per qualunque modello esiste un modo per portarlo a casa, cioè per chiudere e prototipare, faccio un esempio, anche se sia un modo zozzo, ma un modo esiste, in Grasshopper, nella gestione dei dati, questo ragionamento non funziona. Cioè, se io non so gestire i dati, sbatto contro un muro. Questo lo dico soprattutto per chi sa zero di queste cose. No, abbiamo detto, è una giornata, è un incontro per i principianti. Quindi io direttamente vi farò vedere oggi che cos'è la gestione dei dati, un piccolo esempio, perché secondo me bisogna subito sapere con chi si ha a che fare. Quindi dati significa un qualche cosa del quale non voglio anticipare nulla. Semplicemente voglio farvi adesso, entriamo nel vivo e cerchiamo di fare qualche cosa. Quello che faremo sarà una definizione che serve a costruire la famosa ruota di bicicletta. Allora, abbiamo già detto che l'esempio fatto in precedenza sottintende la presenza di due variabili, quelle che chiamiamo parametri, no? E che sono il numero dei raggi e la dimensione della ruota. Allora, già possiamo fare un distinguo su questi parametri. Parametri è un insieme di valori, chiamiamolo un dominio di valori. E nel caso dei raggi, sicuramente possiamo dire che perché si tratta del numero dei raggi da mettere nella ruota di bicicletta, è sicuramente un numero intero. È improbabile che una ruota monti 7 raggi e mezzo, no? 7,5 raggi. Quindi sappiamo già che questo numero è un intero. E per quanto riguarda la grandezza del cerchio, del cerchione della ruota,
non è che ci sono cerchioni da 26,758, 26,759. Anche lì abbiamo un dominio, ma lo definiremo per numeri interi. Per esempio, faremo una ruota da 10, 11, 12, 13 e 14, faccio per dire dei numeri. E dunque abbiamo già, diciamo, definite alcune condizioni al contorno per quanto riguarda quello che andiamo a costruire. Partiamo subito a realizzare questa cosa. Allora, se vi ricordate, la prima cosa che ho fatto è stata costruire con il comando cerchio il mozzo, che quello è un mozzo raggio 2, rimane uguale, non ci sono dubbi, e quindi è la prima cosa che andiamo a fare. Ci muoviamo nel menu curve e andiamo a prendere l'esatto equivalente del comando circonferenza, che è questa icona qua. Allora, nella mia presentazione e in generale nei miei corsi, io faccio sempre vedere le icone e non i nomi dei comandi. Questo avviene scegliendo Display, Draw Icons. I comandi, diciamo, scelti, le selezioni scelte sono evidenziate dall'azzurrino come sfondo. Quindi io andrò a prendere questo componente che trascino su questo spazio di lavoro che è chiamato Canvas. Ognuno di questi pezzi si chiama, questi comandi si chiama componente, e il componente è costruito secondo una logica per cui a sinistra ci sono dei parametri di ingresso, dei dati di ingresso, e a destra ci sono dei dati di uscita, cioè il prodotto. In questo caso la circonferenza ha bisogno di una P e di una R per produrre C di circonferenza. Questa flag che vedete sotto è un profiler, cioè serve a me per andare a vedere, ecco, lo leviamo, ma semplicemente era rimasto acceso perché quando costruisci delle definizioni occorre capire dove sono i colli di bottiglia, perché a volte si può programmare con strategie che sono più o meno efficienti. Ma comunque quello che rileva è che abbiamo trascinato il nostro componente. Quando lo clicco, come quando clicco gli oggetti in Rhino, diventano gialli, che è il colore convenzionale della selezione, in Grasshopper sono verdini, per dire, se io clicco fuori sul canvas, deseleziono e quindi c'è il suo colore, diciamo, di default, che è questo rosso, quando clicco un oggetto e lo seleziono diventa verde. Allora, in questo momento Grasshopper sta per far vedere, per dimostrare quello che sta facendo, usa in prestito l'interfaccia di Rhino. Cioè, in altre parole, nel documento di Rhino non c'è questa circonferenza, cioè questa geometria che appare non esiste. Infatti, se io in Rhino clicco qua sopra non prendo niente, perché Rhino sta semplicemente offrendo la propria interfaccia, la propria user interface, per permettere a Grasshopper di fare il suo lavoro. Allora, si è detto che questa circonferenza ha bisogno di due parametri, che sono P ed R. Beh, ovviamente, se io vado con la fantasia, in P ci sarà un piano e in R ci sarà un raggio, perché per costruire una circonferenza è chiaro che ho bisogno di alcuni elementi. Guardate una piccola differenza. Non posso aprire il microfono perché siamo un sacco di gente. Io faccio una domanda, vi rispondete fra voi, insomma. Notate, io ho detto che si tratta dello stesso identico comando di circonferenza che utilizzo in Rhino. Ok, questo comando e questo componente sono la stessa cosa. Però c'è una differenza. Quando io clicco il comando circonferenza in Rhino, clicco, mi chiede il centro della circonferenza, e diciamo io parto da qua, faccio un esempio, e poi mi chiede il raggio, e io cliccherò un raggio, che okay, adesso lo cancello. Il componente di Grasshopper qui mi chiede un piano, non mi chiede un centro, no? E non è la stessa domanda dire voglio un piano o voglio un centro. Secondo voi, per quale motivo qui si chiede un piano e in Rhino si chiede un centro? Vi lascio qualche minuto, qualche secondo per riflettere su questa domanda e poi... E poi andiamo avanti. Anzi, vi do la risposta, perché sennò rimane così appesa, non potendo parlare uno per uno. Sì, vedo la chat che parte, ma io non sono in grado di leggerla. Allora, la differenza sta nel fatto che in Rhino, adesso chiudo, diciamo, riduco questo qua, mettiamo la nostra interfaccia così. Quando in Rhino io vado a prendere
la mia circonferenza, vedete che mi muovo attraverso i piani. La prospettiva ovviamente rappresenta convenzionalmente il piano XY. Quindi la domanda del piano è superata dal fatto che il cristiano che sta dietro il monitor alla tastiera, implicitamente scegliendo un punto, lo indica al piano. Cosa che in programmazione io non posso fare, perché chiaramente qui c'è l'essere umano che va a passare il mouse da una vista ad un'altra, quindi da un piano ad un altro. Io qua sto in XY, ma qua sono in XZ, qua sono in YZ. Ecco, siccome questa cosa non si può indovinare, qui effettivamente ho bisogno di un piano che in questo momento è l'XY, è il motivo per cui lo vedete rappresentata la circonferenza nella vista d'occhio. E in R cosa ci sarà mai? È ovviamente il raggio, che vedete in questo momento, se io ci porto il cursore sopra, fa uscire questa bandiera e mi dice guarda, hai un raggio da 1. Quindi se voglio modificare questo raggio, ho per esempio la soluzione di fare tasto destro sulla R, e di tutte queste scritte mi interessa set number, cioè assegna un numero che in questo momento non vi sorprenderà se è 1, perché è quello che vediamo. Se vogliamo usare il nostro mozzo da 2, cambiamo questo valore a 2, confermiamo, ed ecco subito che questo ha cambiato la sua dimensione. Ok, ci serve un'altra circonferenza, nello stesso modo, ma stavolta che serve a pilotare la grandezza della ruota. Allora, in questo caso ci dice bene, perché il piano è lo stesso, sempre XY, e quindi sono concentriche. Questa volta però il raggio, io vorrei non andare tutte le volte tasto destro, set number e cambiare questo qua. Utilizzerò un sistema per variare questi numeri, insomma, estremamente visto all'interno di Grasshopper, e che andiamo a trovare menu dei parametri, ok? Qui ci sono tutti i parametri, cioè come assegnare un parametro. È una variabile, ricordo. Allora, per fare questo andiamo su Number Slider, su questo componente, che non è altro che un cursore. Vedete, lo aggancio cliccando il numero, quel pallino, ed è un cursore con numeri che variano da 0 a 1 e 3 cifre decimali. Beh, l'idea è buona, ma i numeri non sono quelli giusti. Quindi per modificare, i valori che sono presenti all'interno di questo slider, facciamo doppio clic su slider e andiamo a cambiare quello che c'è qua dentro. Allora, in particolare metteremo i numeri come numeri interi. R sono i decimali, round, N sono i numeri interi, e metteremo un valore minimo per il nostro ruota, abbiamo detto che il valore minimo è 10 e il valore massimo è 14. Fatto questo, il gioco è quello di prendere l'uscita, trascinare con il mouse dall'uscita dello slide, di questo componente slider, questo filo, che è un filo elettrico che si collega nella presa del raggio. E a questo punto abbiamo appena costruito il primo oggetto parametrico in Grasshopper, cioè questa circonferenza, vedete, si apre e si chiude a seconda del raggio che noi assegniamo. Qual è stata poi la strategia che io ho utilizzato per fare il resto della costruzione? Beh, mi sono costruito una retta, no? Una retta che partiva da questo punto, per esempio, arrivava a questo punto qua. Allora, e qual è il limite di una costruzione diretta fatta in questo modo? È che se il raggio è 11 va tutto bene, se il raggio è più piccolo il raggio mi buca la camera d'aria, se è più grande il raggio è corto. Quindi la retta, l'idea della retta è chiaro che è quella che devo comunque andare a ricostruire, ma questa retta così com'è non può esistere. Quindi andiamo nel menu delle curve e andiamo a prendere il componente che è effettivamente quello giusto, che è la retta fra due punti, linea fra due punti. Allora, questo, vedete che in questo caso ho tre colori di componenti differenti. Allora, il verde abbiamo capito che è quello selezionato, l'oggetto selezionato. Grigio
è il colore di un componente che sta funzionando, cioè che sta producendo qualche cosa, ed effettivamente, vedete, abbiamo il cerchione, no? Arancione è il colore di un componente che è pronto a lavorare, ma al quale mancano dati. E in realtà mancano i dati perché questa retta, questo componente produce una retta fra il punto A e il punto B. Ma in questo momento in A e in B non c'è nessun valore e di conseguenza è impossibile per lui produrre un risultato. Allora, questi punti A e B, come abbiamo visto, non possono essere dei punti qualsiasi, ma devono essere dei punti che hanno, per far sì che questa, la lunghezza di questa retta, diciamo, onori il cambiamento del raggio della mia ruota, occorre che questi due punti in qualche modo siano collegati alle geometrie esistenti, cioè quella del mozzo e quella della circonferenza. Altra domanda a cui risponderete voi fra voi e voi è: quali punti io posso prendere di queste geometrie per risolvere il problema? In questo momento io punti non ne vedo, ma così a ragionamento, non cercando il componente di Rino, ma proprio facendo lavorare la fantasia, la vostra competenza sul software. Beh, per esempio, sappiamo che Rino ci si aiuta molto con gli snap, con gli object snap, no? Per cui se io dico end snap, vuol dire, per esempio, potrei utilizzare end snap e agganciarmi ai punti end delle mie geometrie. E faremo la stessa cosa anche in questo caso. Ci andremo a trovare gli end point, questo è il componente che permette di trovarli, i punti estremi di qualunque curva. Ora, trattandosi in questi due casi, mozzo e circonferenza, di curve chiuse, i punti sono due, continuano ad essere due, perché geometricamente e matematicamente sono due, ma semplicemente sono coincidenti. Quindi se io collego questa curva all'ingresso di endpoint, vedete che qui se ne vede uno, ma in realtà sono due. Se faccio la stessa cosa anche per questo, anche qui se ne vedono due, se ne vede uno ma sono due, e a questo punto posso scegliere per costruire uno dei due di questa, uno dei due di questa, ed ecco che da arancione diventa grigio, cioè produce qualche cosa, e io nell'interfaccia vedo il percorso logico. Vedete? Stiamo costruendo un percorso logico che si viene a esplicitare attraverso l'interfaccia di Rino. Ed ora la mia retta non è più diciamo slegata, ma semplicemente è legata a come io gestisco il parametro del raggio della mia ruota. Vedete? Gli va dietro. Vedete, soprattutto per chi è all'inizio, ho cominciato a capire la differenza di atteggiamento mentale nella costruzione del ragionamento, è una cosa completamente diversa, no? Quindi è importante, che ne vediate il potenziale, ecco come si dice. Allora, che cosa mi manca? Come un ultimo passaggio, l'array polare. Allora, quello lo troviamo nel menu delle trasformazioni, c'è un percorso proprio per l'array, e questo è l'array polare. E guardate, non sarà nient'altro che ripetere gli stessi passi che abbiamo fatto, che faremmo nel usarla nella modellazione diretta di Rino. Quindi, perché è importante conoscere Rino? Perché se no non so che cosa fa, cosa usare per usare la mia strategia di modellazione. Quindi, allora, abbiamo ottima idea, soprattutto se siete all'inizio, quando usate un componente andatevi a studiare che cosa vuole per funzionare. Allora, vuole in G un generico geometry. È così generico perché io posso fare array di tante cose, posso fare array di punti, posso fare array di curve, di superfici, polisuperfici. Qui le polisuperfici vengono chiamate BREP, che vuol dire Boundary Representation. Ma è solo una questione di terminologia, posso fare array di mesh, cioè è per questo che rimane generico il termine. In P andiamo a inserire il centro dell'array polare, che in questo caso è sempre il piano XY, e quindi ci dice bene perché sarà il centro proprio che vogliamo noi. In N, indovinate mai che cosa ci sarà come valore, il numero delle ripetizioni, e A è l'angolo
che è espresso in radianti, ed è, vedete, notate che sotto c'è scritto 2.0 per pi, e quindi è 2pi greco alla circonferenza intera. Adesso ci torniamo in un attimo su questo angolo. Prima di tutto colleghiamo L, che è la nostra geometria, con G, e vedete che lui ha proposto 10 ripetizioni, perché il valore di default che c'è in N è 10. Beh, questo noi lo vogliamo gestire con uno slider, e vi faccio vedere subito come si costruisce velocemente uno slider. Avete visto che prima ho tirato giù il componente, poi l'ho aperto, poi ci ho dato il valore minimo, il valore massimo. Siccome è una cosa che si usa tanto, vi faccio vedere subito un modo veloce. Doppio clic sul canvas e si apre questo, diciamo, questo interfaccia, questa finestra con la richiesta, e io potrei scrivere dentro delle cose. Per esempio, se scrivo LLine, vedete come nella linea di comando lui con LI prende tutti i componenti che iniziano con queste lettere. Ma se non ci scrivo niente, ci scrivo per esempio numero minimo di ripetizione, diciamo che sia 8, senza decimali, quindi non 8.0, ma 8, quindi già scritto così sa che sarà un intero, minore 20, vuol dire che sto creando un dominio di numeri interi che vanno da 8 a 20 come estremi. Se faccio invio, ecco che ho lo slider che parte da 8 e finisce a 20. A questo punto sarà lui a pilotare il numero delle ripetizioni. In questo caso vedete che abbiamo costruito la nostra ruota da bicicletta parametrica, perché potendo pilotare la dimensione e il numero dei raggi, risolvo il problema che sennò avrei dovuto risolvere iniziando tutte le volte, diciamo partendo da zero. Allora, la domanda classica per chi comincia è: ok, bellissimo, tutto questo sta dentro Grasshopper, ma se io adesso voglio, cioè come dialogo nella modellazione diretta di Rhinoceros? Cioè questa roba poi alla fine che fine fa? Cioè come parla con Rhino? Perché questo sta parlando una lingua che è la lingua di Grasshopper, ma non è la lingua di Rhino, sta solo prendendo a prestito l'interfaccia. Il passaggio che si deve fare per fare in modo che una geometria, una o più geometrie, appartengano al documento di Rhino come se le avessimo modellate in Rhino, è il processo che si chiama bake, cioè friggere, e si ottiene questo passaggio si ottiene facendo un clic col tasto destro nella parte centrale dell'icona del componente. Ok, quindi parte centrale, tasto destro, ci sono delle opzioni tra le quali c'è l'icona dell'uovo fritto che è bake. A questo punto proverò a farlo, cioè vado su bake e lui mi offre nell'interfaccia, ok, di scegliere in quale layer andare a portare questa geometria, e se per esempio la voglio raggruppare. Io per esempio dirò che voglio che sia raggruppata, di modo che così viene come un unico gruppo. Il momento che faccio ok, in Rhino avrò contemporaneamente la visualizzazione di Grasshopper e l'oggetto che adesso diventa database di Rhino, cioè se lo clicco lo seleziono proprio. Cioè è come se avessi modellato direttamente in Rhino. Cioè questo è il momento in cui trasferisco la geometria costruita dal ragionamento in geometria editabile direttamente in Rhino. Allora, finché le cose sono molto semplici, tutto quanto è abbastanza controllabile. Purtroppo le definizioni tendono con facilità a complicarsi. Adesso io riduco un pochino l'interfaccia così. Okay. Tendono a complicarsi. E quindi la prima cosa che dovete ricordare è che l'interfaccia di Grasshopper può avere diversi tipi di visualizzazione, così come in Rhino, se voi fate tasto destro sulla vista, potete scegliere fra wireframe, shaded, rendered e tanti altri sistemi di visualizzazione. Grasshopper a sua volta ha dei sistemi di visualizzazione. Non ve li faccio vedere tutti, ma solo i più importanti. Allora, il primo è nessuna visualizzazione. E attenzione, perché a volte, soprattutto per i principianti, uno si dimentica di aver lasciato questo tasto spinto, cioè attivo, e quindi non vede più Grasshopper, non mi fa niente. No, semplicemente ha dimenticato di
levare la, cioè di attivare la visualizzazione. Qui in questo caso, vedete, la definizione esiste, ma se io clicco non si vede più niente. Il secondo modo è il wireframe, è esattamente il wireframe di Rhino, e poi il terzo modo è shaded, e che è come il Rhino shaded, ok? Con, diciamo, sistemi, magari gusti di shading leggermente differenti, eccetera, eccetera. Un altro componente che da subito voglio farvi vedere è quello che permette di visualizzare in Rhino soltanto ciò che si seleziona, ed è questo barattolo qua col verde chiaro, mezzo pieno e mezzo vuoto. Allora, se clicco questo, vedete, anche se lo shading è attivo, nulla di Grasshopper viene visualizzato, ma se io clicco su un componente di Grasshopper viene visualizzato lui. Niente. L'array adesso è coperto dal nero, niente, il cerchione, ok? Allora, questo è molto comodo perché quando le definizioni, vedrete, cominciano a complicarsi, tenere sotto controllo cosa fa ognuno, se tutto fa quello, se tutti i componenti stanno facendo quello che in realtà ho in mente di fare, è estremamente comodo. Quindi attenzione comunque a come li usate, perché potrebbero nascondere delle cose che in realtà ci sono, oppure confondere se ci sono troppe cose in vista. Bene, direi che questo è il primo pezzo del nostro incontro, cioè abbiamo capito come funziona, cioè proprio come funziona Rhinoceros, come funziona la sopra, e come vedete è di una semplicità estrema. Allora, per farvi vedere l'utilità di questa cosa, è sufficiente aggiungere a questa definizione un piccolo ragionamento. Allora, adesso, fino adesso abbiamo soltanto delle curve, sostanzialmente. Allora, se vogliamo dargli un po' di spessore, probabilmente in Rhino utilizzeremo un pipe, no? Che permette a dare uno spessore alle nostre curve, una sezione circolare a raggio definito dall'utente. Bene, qui abbiamo la stessa cosa. Se andiamo sul menu superfici, abbiamo il pipe. Ok. Allora, il pipe che cosa vorrà mai? In C vorrà delle curve, esattamente quello che chiede il comando. Poi chiede un raggio e poi mi chiede un end. Sapete che il pipe delle curve di Rhino possa avere nessun tappo finale sostanzialmente, quindi none, posso averlo piatto e posso averlo bombato. Questo naturalmente per quanto riguarda le curve aperte, le curve chiuse il problema non si pone. Quindi se io faccio il tasto destro su E, vedete che ciò da scegliere fra nessun tappo, piatto e round. Supponiamo di volere tappi rotondi e voler dare un pipe ai nostri raggi. Vediamo che succede. Viene fuori questo, raggi cicciottissimi. Allora, potrei voler gestire, per esempio, lo spessore dei miei raggi. Allora, la facciamo veloce. Questa volta ci trasciniamo dentro un componente slider. Okay. 0,25 mi piace, 0,250 mi piace, lo do come raggio e già vedo che qui posso gestire lo spessore dei miei raggi, quindi lo spessore dei miei raggi di bicicletta, e tutto questo naturalmente è sempre pilotato dalla gestione che io mi ero costruito. Vedete, quando muovo questo, i vecchi raggi diciamo che di cui avevo fatto il bake, naturalmente rimangono quelli, non è che si aggiornano, perché sono diventati un pezzo del documento di Rhino, che ricordo non è un programma parametrico, e quindi loro sono rimasti come dovevano essere. Quindi questi magari li cancelliamo anche. Ora guardate come una definizione del genere, se la dovessimo fare con Rhino, sarebbe cioè una strategia di modellazione del genere, se la dovessimo applicare a Rhino, sarebbe un mal di testa. Allora, come per tutti i programmi, i problemi di modellazione, non posso risolvere un problema che non ho chiaro. Cioè, per dire che cosa? Che per funzionare bene tutto questo gioco ha bisogno da parte dell'utente, e non è affatto detto che sia così, da parte dell'utente che sia chiaro quello che si vuole ottenere. Cioè, quello che io dico sempre è che Grasshopper si risolve prima carta e penna. Ma tutto si risolve prima carta e penna, grazie a Dio, no? Soprattutto per chi fa un lavoro creativo. Beh,
grazie a Dio, carta e penna. Quindi su carta e penna vado a esplicitare il mio ragionamento con un diagramma di flusso, con un disegno, con uno schema, con quel cavolo che vi pare a voi. Ma va scritto. E soltanto quando è chiaro a livello logico sulla carta, lo trasporto a livello di programmazione. Se cerco la soluzione per tentativi, diciamo, vuol dire che ho molto tempo da perdere. E capisco il lockdown, però insomma, non è, si può fare di meglio. Allora, quindi che cosa faccio? Vado nel menu Surface, mi prendo un altro pipe, perché? Perché voglio dare uno spessore anche alla mia ruota. Perché prendo un nuovo componente? Beh, intanto lasciamolo un attimo da parte. Allora, succede che se io volessi dare spessore anche alla mia circonferenza, sulla C del pipe dovrei andare a pescare la C della circonferenza resa parametrica, giusto? Quindi dovrei fare, prendo un filo che esce da qui ne possono uscire quanti ne voglio, posso, ho tutti i fili che voglio. Però guardate bene che cosa succede. Quando lo vado a spostare verso questo ingresso, succede che quando lo collego, il filo ha scalzato quello precedente e la stessa cosa succede se, lo ripeto. Cioè, se adesso ci porto questo, lui scalza quello di prima. Allora, come si risolve questo problema? Beh, in Rhino sapete che quando voglio selezionare più cose utilizzo lo shift, non ho il maiuscolo. E qui la stessa cosa. Se io voglio avere più oggetti, vado con shift maiuscolo tenuto pigiato, vedete che già nell'icona del filo compare una piccola più se io tengo pigiato, adesso non saprei come se si vede o meno, ma insomma, compare una piccola più, e quindi tenendo sempre pigiato lo shift collego, e a questo punto effettivamente in C entrano più valori, cioè entrano i valori dati da tutti i raggi e il valore dato dalla circonferenza. E lui applica il pipe indistintamente a tutti di 0.206, quel che sia. Allora, sentite bene che cosa voglio fare io. Io voglio che il raggio della circonferenza sia leggermente maggiore rispetto al raggio dei raggi, scusate il bisticcio di parole, di modo da avere un pieno, diciamo, più sostanzioso su cui fare intestare i raggi. Ma voglio che questa cosa sia proporzionale. Vale a dire, io voglio che il raggio del pipe del cerchione sia il 10% più grande. Questo, diciamo, è un discorso che fatto in modellazione diretta è un mal di testa, perché ogni volta che cambio un valore, poi devo cambiare quel 10%, devo calcolarlo, devo andarlo ad applicare. E quindi io voglio rendere tutto questo discorso parametrico. Allora, per diciamo, applicare il discorso del 10%, quindi è chiaro che questo componente non può soddisfare contemporaneamente, perlomeno non adesso con le competenze che abbiamo, pipe di questo valore e anche del 10% in più. Quindi semplicemente diciamo, ok, tu ti prendi soltanto i raggi, bene così, e invece la circonferenza la andiamo a portare qua sopra. Ovviamente vedete che c'è il default di 1, che è un valore così convenzionale. L'end non ci interessa più perché tanto quella è una curva, questa è una curva chiusa, quindi non ci interessa più. Mentre invece ci interessa che qui in raggio arrivi un valore del 10% maggiorato rispetto a quello che è indicato qui. E allora come posso fare a ottenere questo risultato? Beh, semplice, vado nel menu della matematica e prendo una banale moltiplicazione. Come si fa ad aggiungere il 10% in più? Si moltiplica per 1.1. Quindi in A entra il valore, no? Che noi andiamo a pilotare con lo slider, e in B andiamo a mettere l'altro fattore di moltiplicazione, tasto destro, set data, cioè mettici un dato, quello che prima era set number, questo è set data, ma il concetto è lo stesso, e ci mettiamo un valore 1.1. A questo punto, se qui, guardate, adesso mettiamoci un valore semplice, mettiamoci 0.2. Quindi quando voglio
inserire un valore specifico non riesco a beccarlo andando avanti e indietro con lo slider. Doppio clic, si apre l'interfaccia e qui metto un valore definito. Quindi 0.2, è chiaro che qui il risultato in R sarà 0.22, perché il 10% in più è moltiplicato per 1.1 è esattamente quello che volevamo. Quindi portiamo questo valore R, questo risultato lo andiamo a portare nel raggio e vedete che effettivamente abbiamo una circonferenza più, diciamo, più grande per quanto riguarda il punto in cui si intesta il nostro raggio. Ed ecco che tutta la nostra definizione si completa generando queste due, queste geometrie che io posso, di cui posso andare a fare il bake e portarmele all'interno di Rhino. Potrei fare, se volessi, un unico oggetto, potrei fare un'operazione booleana. Ci sono nelle operazioni booleane qua anche in Grasshopper. Non lo faccio perché richiede una premessa che non mi va di fare in questo momento, ma insomma, se io voglio andare a vedere nelle intersezioni, vedete, ci sono le intersezioni che riguardano, chiamiamole così, i solidi, tra le quali c'è Solid Union. Ok? Quindi questa è la differenza, sarebbe l'equivalente alla differenza booleana, questa è la intersezione, e poi ci sono altre cose che lascio alla vostra curiosità. Comunque, questo sarebbe l'operazione da fare e si otterrebbe un unico pezzo, no? Quindi perché è interessante questo? Beh, perché abbiamo sicuramente, è interessante per quale motivo? Perché abbiamo ci siamo dati un problema, che è la cosa più importante. Lo abbiamo, diciamo, esplicitato attraverso la modellazione diretta, dicendo voglio costruire una ruota così, 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 con queste caratteristiche, e poi abbiamo preso questo ragionamento e lo abbiamo riportato all'interno di Grasshopper, imparando a conoscere quelle che sono le azioni fondamentali, cioè quello di gestire i vari tab che hanno al loro interno argomenti, chiamiamoli così, diciamo coerenti, per esempio in matematica tutte questioni che hanno a che fare con la matematica, in curve tutte le possibili questioni che hanno a che fare con le curve, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo costruito il nostro ragionamento e lo abbiamo anzi reso più interessante, perché abbiamo creato una nuova condizione al contorno, che è quella di dire voglio applicare un pipe ai miei oggetti costruiti, ma voglio che questo pipe sia, diciamo, coerente con una regola di proporzione, cioè lo spessore del pipe del mio cerchio deve essere 10% di più rispetto a quello della ruota. È ovvio che tenendolo tutto sotto parametro significa che io qua posso divertirmi a stabilire quanti raggi ho e poi modificare questo valore con la certezza che non c'ho bisogno di rifare tutte le volte i conti, perché se questo diventa 0.375 sarà moltiplicato del 10% e qui ci sarà il valore corretto. Ok, questo è, come vedete, ritornando alla premessa che avevo fatto all'inizio, e cioè che lavorare con un Grasshopper è come uno sport fatto di due componenti, uno che riguarda la strategia di modellazione e l'altro è la gestione dei dati. In pratica, in questo primo esempio, io vi ho fatto, abbiamo creato una definizione che con la gestione dei dati, io la parola dati non l'ho proprio utilizzata, se non per dire che entrano dati e escono dati, quindi praticamente per dire niente. Ma esistono quindi definizioni che sono puramente strategia di modellazione, cioè quindi in cui il peso specifico della strategia è totale, e diciamo problemi che invece sono totalmente di gestione dei dati. Allora faremo un altro esempio in cui parleremo specificatamente di modellazione. Okay? Però questa volta facciamo un esempio un po' più complicato, credo più divertente. Allora, la bella notizia è che mentre in Rhino, per ogni volta che devo fare un nuovo documento, devo aprire una nuova istanza di Rhino, invece il Grasshopper è multi-instance, per cui se io faccio file, nuovo documento, partiamo da zero, addio ruota, addio raggi, addio tutto, in realtà non è vero,
perché sono sempre lì, ma semplicemente se io clicco qua, ho la vecchia definizione e la nuova definizione. Quindi istanze di lavoro che afferiscono, sono diverse istanze, ma che afferiscono alla stessa interfaccia. Utilissimo per quello che vi raccontavo, cioè fare piccoli pezzi e verificarli uno per uno. Questo, diciamo, questo modo di gestire il lavoro è la parte più interessante. Allora, veniamo al problema. Vi do un problema, ok? Anzi, ci diamo un problema, che è quello dell'idea della corda rigida. Ora, io sono, nei miei corsi, sono estremamente gestuale nelle cose, quindi dover lavorare senza poter usare le mani per me è un disastro. Quindi vi chiedo uno sforzo di fantasia. Immaginate di avere davanti a voi una catenina o una corda chiusa, ok? Quindi una corda chiusa, una catenina chiusa, meglio, che sta su un tavolo. Allora, questa catenina ovviamente ha una lunghezza, cioè se voi l'aprite dalla chiusura e la rettificate, ha una lunghezza. Ok, la chiudiamo, questa lunghezza ovviamente non cambia, e ci cominciamo a giocare con le dita dandogli una forma, cioè dandogli una forma più o meno ovale, allungata, eccetera eccetera. Naturalmente, per ognuna, essendo, diciamo, la lunghezza non modificabile, qualunque forma io dia alla catenina, che supponiamo adesso essere un filo, ok, questa lunghezza non cambia. Cambia la forma che io gli do giocando con le dita, ma non cambia la lunghezza. Spero che il problema, cioè la premessa, sia sufficientemente chiara, perché al solito, se non è chiara la premessa, il ragionamento che ne consegue non va da nessuna parte. Quindi abbiamo a che fare con questa catenina o questo filo chiuso, ok, inestensibile, che se io apro posso misurare, e che se tengo chiuso posso, diciamo, posso dargli la forma che voglio senza che la misura cambi. Ora, questo semplice ragionamento fatto in rino è un, diciamo, un problema. Non dico un mal di testa, ma è un problema. Allora, io vado a simulare questa mia curva, questa mia catenina, utilizzando la curva per punti di controllo. Quindi metto, clicco un primo punto di controllo, così a fantasia, ne metto un po'. E chiudo. Ok? Quindi questa è la mia catenina chiusa. Quando in Rhino io vado a misurare questo oggetto, per misurarlo lo seleziono, vado nel menu analisi, gli chiedo length, lunghezza. Io sono più abituato a usare i comandi, non queste, non le icone, ma a digitare direttamente i comandi. Eccolo qua. Measure length, e lui ti dice nella riga di comando che questa è lunga 143.599. Ricordiamoci questa misura, 143.59. Ora, questa forma non mi piace, quindi la voglio modificare. E lo posso fare attraverso i punti di controllo, naturalmente, perché sono loro che modificano le forme. E voglio una cosa un po' più tondeggiante. Quindi so usare Rhino, metto questo un po' più in qua, questo lo metto un po' più così, questo un po' più così, finché più o meno questa cosa prende la forma che a me piace. Ok? Diciamo questa forma mi piace. Però se a questo punto io vado a misurare la lunghezza di questo oggetto, non è più quel 143.599, ma ovviamente è cambiato, 124.040. Il problema è, io voglio modificare la forma, ma mantenere la lunghezza. Allora, soprattutto mi rivolgo a chi è la prima volta, diciamo, che mi sente o che mi conosce o che, diciamo, frequenta un webinar, che un workshop che sto facendo io. Se qualcuno, in questo caso, se qualcuno ha un'idea, perché chiaramente dobbiamo trovare una strategia di modellazione per fare questo, perché vedete, se non lo so fare in Rhino, non lo so fare in Grasshopper. Questo, ritorniamo al discorso che facevo prima, no? Vado un attimo a vedere
E questo è qual è il comando da Taradà? E questo è il comando da Taradà, mi chiede Marco. Te lo dico dopo. Vabbè. Allora, ho aperto un attimo la chat velocissimamente. Se qualcuno ha un'idea su come risolvere il problema in Rhino, cioè quello di mantenere la forma che piace a me, ma gestire la lunghezza, se qualcuno ha un'idea e vuole disattivare cioè parlare utilizzando il proprio microfono, lo può fare tranquillamente, perché diciamo non è così immediato. Allora, un attimo, vedo la chat partire. Mi chiede Lorenzo, ma esiste in Rhino il comando che mantiene la lunghezza? No, non esiste un comando che mantiene la lunghezza. Non c'è un comando che mantiene la lunghezza. Sì, maintain length, ma io voglio cambiarlo utilizzando i punti di... Voglio cambiare la forma utilizzando i punti di controllo che ho qua. Ok? Allora, qualcuno c'ha qualche idea? Cosa posso fare? Anche se vuole usare la chat, basta che scrive, la vedo. Chat. Lucio mi dice, bisogna fare una deformazione flow con storia attiva? Allora, è un po' complicato, perché se questa è una curva chiusa... dovrei avere già una curva chiusa come la voglio io, e quindi praticamente il problema sarebbe risolto. Io voglio lavorare con questo che ho a disposizione. Allora, chiudo la chat e vado avanti io, perché sennò diventa un po' lunghetto. Allora, una strategia possibile per risolvere questo problema è quello che io disegno la forma che voglio e uso il comando scala. Il comando scalare qualche cosa significa mantenere, quando parliamo di scalatura tridimensionale o bidimensionale nel caso di un disegno fatto in 2D, scalare significa creare una copia che mantiene le stesse proporzioni, più grande o più piccola. Allora dovrò andare ad individuare quanto più grande, quanto più piccola, a seconda della lunghezza che mi sono imposto. Faccio un esempio. Se questa è la forma che io voglio, ma desidero che questa sia lunga 150, dovrò andare a leggere la misura rilevata, che per questa curva è 124, ok, e confrontarla con la misura voluta, che è 150. Il rapporto fra queste due dimensioni genera quello che si chiama fattore di scala, ed è il valore per il quale devo, diciamo, che devo applicare al comando di scalatura. Cioè, se io divido la dimensione finale, che è 150, diviso quella che è rilevata, 124, no. Chiedo scusa, ero su tutt'altro programma. Allora, qua abbiamo sotto delle cartelle. Scusate, iconizzo un attimo Rhino, iconizzo le mie cose di modo da levare quello che non mi serve. Ecco qua, Rhino è tornato, si dovrebbe vedere, lo continuate a vedere, mi confermate, perché l'ho levato e tolto. Vado in chat, sì, si vede, perfetto, grazie. Allora, se io vado con la calcolatrice a dividere 150 diviso, cosa si era detto, 124, adesso scusate l'approssimazione che sto applicando, 1.2, se io prendo questo, diciamo, se torno in Rhino, prendo questo affare qua, lo scalo, centro di scalatura, supponiamo il centro degli assi, e gli applico questo come fattore di scala, 1.2, eccetera, la lunghezza che vado a rilevare
149,42 perché, come ripeto, avevo fatto un minimo di approssimazione. Cioè, il gioco qual è? Quello di utilizzare un fattore di scala che permetta di ottenere un risultato, diciamo, coerente con quello che è la premessa. Allora, chiaramente fare questo gioco con Rhino significa volersi male, perché ci vuole una vita per farlo. Metterlo sotto una definizione di Grasshopper permette di fare esattamente il gioco che avevamo in mente, cioè andare a prendere questa curva, modificarla attraverso i punti di controllo e ottenere un risultato che dia sempre la lunghezza voluta, simulando esattamente l'effetto della corda o della catenina. Allora andiamo a creare la definizione. Vedete come è fondamentale aver chiaro a monte l'obiettivo che poi si vuole andare a, diciamo, esplicitare con la definizione. Allora, in questo caso, a differenza della definizione che abbiamo fatto prima, partiamo con qualche cosa che è già stato costruito in Rhino, no? Quindi c'è già qualche cosa nel documento di Rhino e lo andiamo a importare in Grasshopper. Lo si fa questa operazione attraverso i parametri relativamente alla geometria. Ci sono vari parametri, adesso per esempio questo è un punto e questo è quello che ci serve a noi, curva. Allora trascino questo componente, che è arancione perché non è associato a niente, e praticamente quello che gli dirò è associati a questa curva, a questa singola curva. Quindi tasto destro, set one curve. Vedete, quando io faccio tasto destro set one curve, lui è abbastanza educato, Grasshopper, da levarsi dalle scatole per lasciare campo libero e andare a selezionare magari oggetti che potrebbero essere in quest'area. Ma insomma, lui mi fa selezionare un oggetto e dopodiché riappare. A questo punto, questa geometria è presente sia nel documento di Rhino che all'interno di Grasshopper. Ok? Allora, nel ragionamento che abbiamo fatto c'era bisogno di andare a analizzare la lunghezza di questa curva. Perfetto. Lo stesso comando che c'è nel menu analisi lo troviamo nel menu curve, analisi delle curve, e in particolare questo componente qui che dice lunghezza, misura la lunghezza delle curve. Allora colleghiamo la curva da misurare alla lunghezza e il risultato è un numero, 149 punto qualche cosa. Ora, se c'è un componente che vi consiglio di abusare quando utilizzate, proprio quando voi lavorate, se volete proprio un componente da abusare, è nei parametri il post-it, il pannello. Perché questo pannello, vedrete, servirà per verificare un mare di cose. In questo caso noi vogliamo semplicemente andare a verificare la lunghezza della nostra curva. E lui ce lo fa vedere in maniera un po' più chiara, che non dover andare lì con il mouse, eccetera, eccetera. Ci dà un numero che è questo. È chiaro che se io in Rhino prendo la curva, sollevo i punti di controllo e la modifico cambiandone anche la lunghezza. È chiaro, vedete, perché lui è presente come documento di Rhino, ma è anche una curva associata al parametro curva. Quindi se io la modifico, implicitamente cambio anche la lunghezza, oltre che la forma, la lunghezza. Bene, allora prendo un altro pannello e sul quale voglio andare a scrivere, perché è più chiaro così, il numero che mi interessa stabilire come lunghezza. Allora lo teniamo fisso. Allora, con l'occasione, ricordo che in programmazione le variabili, le cose che posso che possono essere capite, diciamo così, da un linguaggio di programmazione sono pochissime, e sono i numeri, quindi il testo, le date, gli operatori booleani, poche cose capisce. Quindi siccome capisce poco, bisogna essere molto chiari. Se io, vedete, dice double click to edit il panel contents, faccio doppio clic e scrivo 100
di questi giorni vuol dire che intendo dire ti auguro 100 di questi giorni, 100 nel senso non te ne auguro 99, sul numero sono preciso, ma l'ho inserito all'interno di un testo. Allora, se io dessi da mangiare questo che ho scritto a qualunque componente che vuole dei dati, questi dati verrebbero interpretati come testo, perché è vero che c'è un numero, ma è all'interno di un contesto testuale. Per far sì che... Allora, la cosa peggiore che si può fare è lasciare al programma distinguere quando è un numero e quando è un testo. Brutto, brutta cosa. Quando è numero, diamoglielo come numero. E per far questo, in un pannello, per essere certi che si tratti di un numero, si lavora in questo modo. Si fa il click, si scrive il numero e poi si clicca fuori. Allora, per quale motivo non si dà l'invio? Perché se do l'invio, il carriage return ha un valore hash, ok? E questo valore hash viene inserito all'interno di un testo, è il motivo per cui quando scrivete un testo vedete la capo. Allora, non si fa altro che cliccare, scrivere il numero e cliccare fuori. E in questo caso siamo certi che questo valore è 100. Abbiamo detto doveva essere 150, sì, 150, e clicco fuori. Posso ridimensionare la finestra e avere questi valori. Abbiamo detto che c'era bisogno di una divisione, se non sbaglio, no? Per ottenere il fattore di scala. Beh, facile, andiamo su matematica e prendiamo la divisione. La divisione è fatta da questo numero al numeratore e al denominatore la lunghezza. Perché non lo pesco da qua? Ve lo spiego dopo. Lo pesco direttamente dall'uscita della lunghezza. E qui si produce un risultato che qui in questo caso è 1.17. Che cosa ci manca? Ci manca la scalatura per applicare il concetto. Quindi andiamo nel menu trasforma. La scalatura che vogliamo è questo. Scusate, è questa qua la scalatura, diciamo, in tutte le direzioni. La trasciniamo e la scalatura vuole in G una geometria, come al solito generico, perché può essere una curva, può essere una mesh, può essere una wrap, può essere un centro di scalatura che in questo caso ci dà 0,0 e un fattore di scala. Beh, qui adesso siamo quasi a cavallo, perché la geometria da scalare è la nostra curva iniziale e quindi questo andrà sicuramente in G. Il fattore di scala è il risultato di questa operazione e il C in questo caso mi dà 0,0. È brutto. Perché è brutto questo 0,0? Perché se ho geometrie che sono molto lontane dal centro, mi trovo una scalatura che se ne va lontano. Quindi sarebbe più opportuno, invece di usare questo, usare il centroide della curva chiusa. Allora, in questo caso, qui bisogna fare un po' attenzione, questo comando che mi dà il centroide lo trovo all'interno delle superfici. E questa è stata una scelta così, da qualche parte bisognava metterlo. Allora, M quadro mi dà area e centroide, M cubo mi dà volume e centroide del volume, quindi prendiamo questo dell'area e questo componente funziona, vedete? Solves area properties for wraps, meshes and planar closed curves. Quindi funziona anche per le curve chiuse. Quindi collego la curva in G, geometria, e vedete che mi ha trovato il mio centroide. A questo punto, come centro conviene più, l'area non mi interessa sapere quant'è, ma come centro che è un punto, mi conviene molto più usare questo come centro di scalatura, per mantenere un po' di uniformità. Vedete che in rosso c'è la mia nuova curva. Ora, siccome io non ci credo, voglio andare a misurare se effettivamente la lunghezza di questa curva onora la premessa che abbiamo fatto. Quindi andiamo in length, prendiamo un pannello, sempre per misurarlo, per tenere a mente, a visualizzare la nostra definizione, ed effettivamente i conti tornano. E quindi io posso fare esattamente il gioco che avevo in mente di fare con le mani, con la catenina chiusa. Quindi prendere per esempio questo punto di controllo e scalarlo così,
il fattore di scala naturalmente cambia, il risultato di questo fattore di scala cambia, ma il risultato della curva, questa che vedete rossa disegnata, rimane lo stesso. Ok? Quindi qua cambio la forma, il fattore di scala cambia, ma la curva ha un risultato fisso a 150. Naturalmente potrei lavorare non sulla lunghezza, ma potrei lavorare sull'area. Per esempio, ho un'area di qualche cosa, io rimango volutamente generico nel testo, cioè nella definizione, così potrei lavorare sul volume. Per esempio, ho un volume che moltiplico per un certo peso specifico e voglio tenere sotto controllo il risultato del peso di un gioiello. Voglio tenere sotto controllo il risultato del peso di una fontana, perché sta costruita in un punto in cui ci sono dei vincoli strutturali. Quanto la posso fare grande al massimo, dato il peso specifico? E quindi, diciamo, io cerco di mantenere molto vago il campo di applicazione inizialmente, per poi invece andare a cercare problemi via via sempre più pratici, come in questo caso, no? Vedete, un problema pratico che con una piccola definizione posso tenere sotto controllo. Magari di queste curve ce ne sono 50 con 50 curve, con 50 forme differenti. Qui l'abbiamo reso molto semplice, abbiamo preso una sola curva, abbiamo editato quella curva e gli abbiamo imposto una lunghezza finale. Ma magari ne potrei avere, non so, sono strisce di LED da illuminazione che devono fare determinate forme e quindi devo andare a misurare, non so, uno scasso all'interno di una struttura per poterle ospitare. Come sarà fatto? Cambiano tutte quante, è un bisogno di una definizione fatta così, perché sennò mi tocca fare questo lavoro ogni volta. Quindi già si capisce che questo tipo di approccio è adatto a risolvere problemi, diciamo, in cui il valore del parametro ha senso. Se devo costruire qualche cosa che è unico, sempre, diciamo, sempre unico, è chiaro, Giovanni dice giustamente, concetto, se stabilisco un peso limite posso muovermi tranquillamente senza avere sorprese dopo e rifare da capo. Esattamente questo, Giovanni, esattamente questo. Cioè, hai un committente che vuole massimizzare la dimensione di un manufatto, ma tu stai, non so, sul solaio di qualche cosa e c'è dei vincoli strutturali, ti prendi il tuo fattore di sicurezza, ti prendi la tua dimensione massima e costruisci in base a questi vincoli e sai che più di così non si può andare. Perfettamente questo. La definizione per quanto riguarda l'area, se ce l'avete vista o l'avete copiata, eccetera, eccetera, vedrete che per quanto riguarda l'area e il volume non è l'applicazione diretta della lunghezza. Non si può usare l'applicazione diretta della lunghezza, ma bisognerà fare qualche cosa. Se qualcuno si vuole cimentare, la mia mail, avete giuseppe@tecnil.com, una dritta per risolverla, oppure lo fate, meglio ancora se lo fate attraverso il forum degli utenti italiani di Rino, che è it.discourse.mcneil.com. Lo scrivo qua, perché è ancora più bello se ci riusciamo a sentire e vedere all'interno di un forum. È it.discourse.mcneil.com. Ok, questo è. Mettiamolo messo bene. Ecco, questo è il forum. Molte delle persone che sono qui presenti e fanno parte di questo forum sono tutti utenti, professionisti, studenti, docenti, eccetera. Quindi è una bellissima comunità alla quale siete tutti quanti invitati a partecipare. E dunque, anche in questo caso abbiamo ottenuto una definizione che praticamente gioca, in questo caso, su una strategia un po' più complessa. Abbiamo sicuramente aggiunto dei livelli di difficoltà rispetto al nostro punto di partenza iniziale. Siamo partiti da una geometria presente in Rhino, l'abbiamo
portata all'interno di Grasshopper. Abbiamo costruito prima un ragionamento che non era soltanto click and drag come abbiamo fatto per la ruota. Qui abbiamo dovuto premere le meningi, trovare un sistema di diciamo costruzione per poi ottenere una versione programmata della strategia applicata inizialmente. Ma anche in questo caso, come vedete, dati non ce ne sono. E qui andiamo invece adesso a impelagarci nel discorso dei dati. Questa, diciamo, è la parte più complicata della giornata. Ok? Io cercherò di rendere tutto molto semplice, spero di riuscirci, e costruisco qui delle... riapro solo un attimo la chat. Grazie Lucio per aver messo il link nella chat, c'è il link al nostro forum, Lucio, col quale sono amico da, preferisco non dire quanti anni, ma molti comunque considerate, moltissimi. È sempre, ci siamo conosciuti a suo tempo per, diciamo, per il Perrino, e lui è molto presente all'interno del forum, una delle colonne, insieme a Fabio Zagnoli, Gamber, Riccardo Visentini, altri Riccardi, che saluto tutti quanti, insomma sono le colonne portanti del nostro logo. E dunque, per dire, adesso apriamo, diciamo, torniamo alla nostra definizione, vediamo una definizione che ha puramente a che fare con i dati. Quindi vedrete che la parte rhinoceros è niente, non c'è niente praticamente. Guardate, costruisco un'ellisse. L'ellisse mi chiede il centro, mi chiede diciamo, l'end del primo asse e mi chiede il secondo. Allora vi chiedo di notare la sequenza dei miei click. Ho cliccato il centro, ho cliccato in alto il primo asse e lì verrà l'end. E siccome io ho cliccato a sinistra, implicitamente il senso della curva chiusa sarà anti-orario. Ok? Quindi se vogliamo fare la verifica, in Rhino andiamo a prendere il comando che mi permette di dire la direzione analyze della curva, va bene? Scusate. L'ho flippata prima quando ho fatto l'analisi, e quindi questo è il senso della curva e questo è l'end della curva che sta qua sopra. Ok? Le circonferenze lo sposto un po' più in alto, così non dà fastidio. E a questo punto costruisco delle circonferenze concentriche. Partiamo la più grande, clicco al centro e clicco a nord. Per la circonferenza il problema non si pone, perché l'end di una circonferenza è o dove clicco io se uso il mouse come elemento di costruzione, e quindi in questo caso l'end è qui, e quindi se vado a prendere l'analyze di questa, vedete, vedo l'end quassù e il verso è antiorario, mentre se invece l'avessi costruita cliccando il centro e digitando il raggio, lui più correttamente, e secondo, diciamo, anche più regole più corrette di geometria, avrebbe sistemato lo 0 a ore 3, ok? Quindi a est, perché, diciamo, le convenzioni è che qui parte lo 0 e che gli angoli si contano antiorari, eccetera, eccetera. Quindi la mia seconda circonferenza la faccio partire da qua ed è un po' più piccola, e la terza sarà più piccola ancora. Ok? Allora, queste geometrie le facciamo entrare in Rhino. E quindi prendo un parametro curve, esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto prima, tasto destro, set one curve, e l'associo a questo. Quindi in questo caso abbiamo la geometria presente in Rhino e la geometria presente a questo. Prendo un altro parametro curve, attenzione bene, e questa volta faccio testo, tasto destro, e questa volta non faccio set one curve, ma set multiple curve,
Cioè non l'associerò più soltanto ad una curva, ma a più curve. Clicco e comincio a selezionare partendo dal centro. Quindi questa è la prima nella mia selezione, questa è la seconda nella mia selezione, questa è la terza nella mia selezione e faccio invio. E a questo punto queste curve io in realtà le posso in Rhino, le posso anche nascondere. Perché se le nascondo non le sto ammazzando, le sto semplicemente levando dalle scatole. Vedete, le nascondo, ma continuano a essere presenti perché sono parte del documento di Grasshopper. E quindi quando clicco su questo per farlo diventare verde, diventerà verde soltanto le ellisse, mentre quando clicco su questo per farlo diventare verde, diventeranno verde tutte le curve, perché sono tutte associate a questo componente. Ok? Fin qui il discorso lo voglio tenere semplice perché siamo proprio all'inizio della trattazione dei dati, gestione dei dati, quindi se non è chiaro qui poi è la fine. Allora applicherò un'operazione che è come quando in Rhino si vuole dividere una curva. In Rhino come si fa? Si fa una curva, in questo caso faccio una curva aperta, no? Poi voglio dividerla in n parti. Qual è il comando? Tasto, si va nel menu dei punti. Apriamo la barra dei punti, tasto destro, divide curve by number of segments, tasto destro, gli dico questa è la curva da dividere, quanti pezzi vuoi? Ne voglio 20, faccio vedere. Qua escono tutti quanti i punti, fatto. Allora, stessa strategia in Grasshopper. Andiamo nel menu curve, andiamo a prendere l'equivalente, proprio l'equivalente di quel comando che è divide. Lo trasciniamo e divide vuole una curva da dividere, delle curve da dividere, in questo caso è uno, un numero di divisioni e un K che ce ne freghiamo di quello che vuol dire. Una cosa interessante, se fate caso, questo componente ha due pallini sopra. Questi componenti sono in grado di utilizzare più core, cioè di suddividere l'operazione attraverso i core presenti nel computer. Perché non tutti hanno questa caratteristica? Perché alcuni dei calcoli che si devono fare sono lineari, vale a dire il risultato dipende dal risultato parziale. E quindi io non posso suddividere un risultato, diciamo, non posso dividere un risultato che aspetta di avere in input il risultato che proviene da un calcolo precedente. Quindi in questo caso non lo posso suddividere, mentre per alcuni è possibile farlo. Quindi se io gli do da mangiare. Diciamo che settiamo questo numero di divisioni, 10 sono tante, a noi ci interessa tenere sotto controllo tutto bene questo, quindi lo mettiamo a 4, poche divisioni. E gli diamo da mangiare questa curva, ecco che lui crea questi punti. Vedete? Questo, secondo, terzo e quarto. Allora, se io prendo lo stesso componente, posso tranquillamente fare, una volta che seleziono, posso fare Ctrl-C, Ctrl-V, copia e incolla. Ma anziché dargli da mangiare questa curva, gli diamo il contenuto di queste, lui applicherà lo stesso criterio a queste curve che stanno qua. Fin qui tutto bene. Adesso aggiungiamo, e ripeto, quando si tratta di dati, usare il pannello è fondamentale. Aggiungiamo due pannelli per vedere che cosa è successo. Diciamo nella divisione di queste curve. Mi interessa in particolare questa P che sta a significare punti. Lasciamo per il momento, dimentichiamo T grande e T piccolo, semplicemente P. Allora io collego l'uscita di P a questo pannello e l'uscita di P a quest'altro pannello. Allora, quello che mi interessa, diciamo, dove mi interessa portare la vostra attenzione è semplicemente sull'aspetto grafico che in questo momento Grasshopper mi sta facendo vedere. E in particolare c'è qualche cosa che cambia ed è il tipo di filo che collega, vedete? Qui un filo singolo, qui un filo doppio e qui un filo tratteggiato. Questi diversi fili accertatevi che siano presenti e vi consiglio caldamente di usarli.
soprattutto se siete agli inizi, attraverso l'opzione Draw Fancy Wires. In altre parole, se io non avessi questa opzione, avrei tutti i fili nello stesso modo. Non è una buona idea, soprattutto se siete agli inizi. Così come vi consiglio di usare le icone e non usare i full names, perché diciamo i componenti potrebbero avere questo, ma per me è importante, soprattutto perché agli inizi, siccome nei menu ci sono scritte le icone, ci sono le icone, allora per me, per esempio, nei menu c'è, cioè, questo corrisponde a questa icona. Se siete agli inizi dovete fare due sforzi, quello di capire qual è questo rispetto al nome che c'è scritto sopra. È vero che andandoci sopra compare l'iconcina, ma non va bene, date retta. Così. Ok, quindi quello che cambia effettivamente è la tipologia di filo. Doppio, singolo, doppio, tratteggiato. Che cosa vuol dire? Allora, tutti i componenti e tutte le definizioni che noi andiamo a costruire, aggiungo un altro componente qua, un altro pannello qua, e ci attacco questo, e ne voglio un altro per tenere sotto controllo quello che c'è qua. Allora, una definizione la possiamo vedere come un flusso di dati. Ora, nelle definizioni fatte prima, come vi ho raccontato, questo problema non si poneva, perché avevamo tutto, sappiamo che c'era una circonferenza, sa che c'erano delle linee, che c'era un array, cioè parlavamo un linguaggio che ha a che fare praticamente solo con la strategia di modellazione. In questo caso parliamo un linguaggio che ha a che fare con i dati. Allora, i dati sono in Grasshopper organizzati secondo delle liste. Allora, la parola chiave è lista. La lista è un contenitore, la cosa più simile che abbiamo in Rhino potrebbe essere un layer, comunque chiamiamolo un contenitore, il cui nome, o se preferite la cui targa, è un numero contenuto in parentesi graffa. Allora, questo valore, praticamente, rappresenta la genealogia della lista di dati. In altre parole, questo è il capo famiglia, perché partiamo da qua. Se io da questa lista ricavo nuovi dati, che sono i punti, guardate come la genealogia va giù di una generazione. Perché è importante sapere questo? Perché ci saranno momenti, non ora, ma momenti in cui per certe operazioni parlano liste di uguale generazione, cioè uno 0 con 0 parlerà con uno 0 con 0, non più con uno 0 o con un 0 con 0 con 0 con 0. Ok? Può succedere questo, e quindi è bene sapere di che cosa si sta parlando. Quindi nel pannello, in questo momento, nella striscia più scura e fra parentesi graffa, avete il nome della lista. Poi a sinistra, proprio a sinistra, c'è un numero che si chiama indice, index. Allora, quando si conta, non si parte in base 1, come si fa normalmente, 1, 2, 3 numeri naturali, ma si parte con una base 0. Cioè, quindi il primo numero è 0. Se voi contate con le dita della mano, quando alzate il pollice, conterete non 1, ma 0. Serve, è importante, soprattutto per chi ha le prime armi, perché è un classico errore. Quanti elementi ci sono in una lista? Uno legge l'ultimo item e dice 3. No, cioè se ne sono 4, perché conto in base 0. Ed infatti questa lista di seconda generazione ha 4 punti di cui voi leggete le coordinate. È vero che sono in parentesi graffa, ma è vero che sono separati dalla virgola. Quindi X, Y e Z. Quindi questo sarà l'index e il contenuto si chiama item. E questo vale sempre per tutte le liste di cui parliamo. Quindi cominciamo a usare la terminologia giusta, perché da qui in poi questa sarà. Lista 0, index 0, item e lisse.
lista 00, item 0, punto, coordinate 0, 40, 0. Allora, leggendo per esempio il susseguirsi di queste coordinate, io senza andare a prendere il comando dir, già ti posso dire in che direzione sta girando la curva. Per esempio, questa gira, questo è il primo, 0, 40 sta qui, 0. Poi il secondo è 16, 30, 0. Poi c'è 0, 20, 0. E poi questo qua. Ok? Se io gli voglio, se io voglio, diciamo, se io flippo la curva, in altre parole, prendo questo. Diamo il comando di nuovo analyze direction. Vedete? E gli faccio flip e faccio invio. Vedete come è cambiato, e poi lo nascondo. Vedete come è cambiato il secondo punto? Il primo è sempre questo, ma il secondo punto adesso è questo qua, perché c'è un ordine rigoroso fra quello che viene generato in termini di componenti che seguono l'oggetto iniziale e l'oggetto iniziale. Allora, così come in questo componente il filo è doppio, perché allora il filo è singolo quando c'è una lista con un solo dato, è doppio quando c'è una lista con più dati, e vale anche in questo caso, perché in questo caso vi ricordate che io ho selezionato più curve, la prima, la seconda e la terza, quindi ho un componente che è strutturato con una lista con più dati ed è tratteggiato perché si tratta di più liste. Allora, che cosa vuol dire più liste? Ragioniamo come funziona il comando divide in questo caso. Allora, il comando divide vede una lista, che è questa. Prende il primo item, cioè il primo, quello che fa capo all'indice 0, e apre una lista di seconda generazione che chiama 00. 0 con 0. Che ci trova dentro? Circonferenza? Ok, dividiamola in quattro elementi, che sono questi. Vedete? Questo ha coordinate 00, poi 06, 060, quest'altro è negativo, vedete, meno 60, poi questo è positivo ma con Y negativa, e poi questo qua. Quindi questo è il primo, secondo, terzo e quarto, esattamente come si riflette qua. Quando l'ha divisa, lui chiude la porta e ne apre una nuova lista, perché è chiaro che non vuole confondere i punti che vengono da questa circonferenza con i punti che vengono da quest'altra, perché se cominciasse così il casino sarebbe certo. Cioè io voglio che questi punti appartengano a una lista ben precisa con un suo nome che si chiama 00, e questi appartengono a una lista che è fatta incrociando il nome della lista con questo secondo riferimento che è l'indice 1. Fa lo stesso lavoro, chiude il suo lavoro, prende questa e fa questa terza lista. Quindi questo è come sono strutturati i dati. È semplice quanto importante. Guardate subito come si incasinano le cose. Voglio costruire una polilinea che connetta punti. Fantastico. Andiamo nel caso dell'ellisse, prendiamo nel menu curve il comando polilinea, quindi siamo nelle curve. Eccola qua, polyline. Bisogna farci un po' l'occhio, ok? Perfetto, polyline. Prendiamo questo qui che il comando polilineare. In V che cosa vorrà mai volere una polilinea? Vorrà vertici, no? E C è close. In questo caso, le close può essere sì o no. Allora, si usa l'operatore booleano che dà un risultato true o false. Allora, quando lo impostiamo su false vuol dire no, quando lo impostiamo su true vuol dire sì. Quindi questo vuol dire è su false, quindi la nostra polilinea non sarà chiusa. E gli diamo da mangiare questi punti.
E naturalmente si crea poliria. Parte da qui, tic, tac, tac, tac. False, non c'è l'ultimo pezzo, lo voglio tenere aperto apposta per tenere sotto controllo. Ok. E andiamo a fare la stessa cosa, polilinea, questa volta dandogli da mangiare i punti. Ma attenzione bene, sono punti organizzati secondo tre diverse liste. Quindi il mio comando polilinea, che cosa fa? Andrà nella prima lista a lavorare, poi si ferma, va a guardare la seconda lista e si ferma, terza lista e si ferma, e così farà, generando tre polilinee differenti. Ed infatti il risultato è polilinea 1, polilinea 2, polilinea 00, 01, 02. Ok? Se ci volessi mettere un pannello anche qui, otterreste le tre polilinee. Attenzione bene, tre polilinee con tre liste differenti, perché questa struttura separata delle liste separate si mantiene anche quando io vado a fare questo tipo di operazione. Allora, benissimo. Allora, diciamo che tutto quello che c'era da dire sulle liste l'abbiamo detto, quindi se tutto è chiaro fino a questo punto, io direi che questa roba la possiamo anche cancellare. E viceversa ci concentriamo sulla nostra definizione che ha a che fare con le circonferenze. Perché io questa volta voglio fare una cosa diversa. Voglio costruire una polilinea che non collega punti della stessa circonferenza, ma una polilinea che collega punti omologhi di circonferenze diverse. In altre parole, vorrei un punto che va da qui a qui a qui, poi uno che va da qui a qui a qui, poi uno che va da qui a qui a qui e uno che va da qui a qui a qua. Immaginate, no? Sono come dei pilastri, questo è tutto in piano, se fosse in Z differente sarebbero come dei pilastri che vanno su punti omologhi dei vari piani, ok? Andiamolo a leggere in termini di dati questa cosa che noi cerchiamo. Premetto che potrei bucare le ore 12, quindi se dovesse essere così abbiate pazienza, ma insomma se vi va proseguiamo, io non ho nessun problema. Dunque, in altre parole, va bene, mettiamo in conto gli straordinari, esattamente. Allora, praticamente quello che io voglio fare, visto come si trovano adesso i miei punti, sarebbe collegare lo 0 di questa lista con lo 0 di questa seconda lista con lo 0 di questa lista. Questo è il senso, no? Perché questo è il primo punto, che sarebbe questo. Poi questo punto sta nella seconda lista e l'item 0. Questo punto qua io lo vedo come dato. Vedete come stiamo cambiando il tipo di ragionamento, di approccio alla definizione? Prima lavoravamo di strategia, adesso stiamo andando a cercare la correlazione fra geometria e dati. È molto importante anche questo. Allora, per andare ad estrarre un particolare dato all'interno di una lista, dobbiamo cominciare a guardare nel menu che si chiama Sets, che era quello che dicevo, era un po' più esoterico per chi non viene dalla programmazione, che permette di andare a pescare determinate cose. Allora, quello che ci serve si chiama list item, e questo signore qua. Allora, il list item prende una o più, come nel nostro caso, liste. Queste sono più liste, la lista 00, la lista 01, la lista 02. Prende più una o più liste e permette di estrarre un index, cioè un valore che corrisponde a un numero di indice. In questo caso il suo default è 0.
esattamente quello che ci serve. Per cui, se noi gli diamo queste tre liste, lui all'uscita mi darà i tre zeri, lo 0, lo 0, lo 0. Quindi andiamo a collegare questo. Lui si è messo in moto perché è diventato grigio e andiamogli a collegare un pannello. Prendiamo questo, va? Vediamo questo da mangiare. Ed effettivamente vedete che lui ha fatto il suo lavoro. È andato nella lista 00 e ha pescato questo ragazzo qua, è andato nella 01 e ha pescato questo, è andato nello 02 e ha pescato questo qua. E uno dice, benissimo, allora ci siamo, diamogli da fare la polilinea e il gioco è fatto. Andiamo nel menu curve, prendiamo la polilinea, la mettiamo qua, quindi colleghiamo questo con questo, ma sfortunatamente non si vede niente. Ecco che i dati ci stanno dando la prima portata in faccia. È tutto fatto bene, la strategia è tutta giusta, ma c'è un piccolo errore nella gestione dei dati. La domanda è perché qui la polilinea ha funzionato? Tanto carina, fatto tre polilinee, perché qui che ci stanno punti, questi punti ci stanno tre punti, la polilinea non funziona. Qui evidentemente c'è qualcosa di differente. Il motivo per cui la polilinea non sta funzionando è che, anzi, mi dice, guarda, se volete un'indicazione su perché qualcosa non funziona, andate su questo fumetto che si chiama Balloon e ci basta portarci in mano se lui vi dice qualche cosa. Più delle volte magari non è proprio chiaro, ma in questo caso è piuttosto chiaro. Dice insufficient points for a polyline, punti insufficienti per una polilinea. E come punti insufficienti? Ti ho dato tre punti, perché insufficienti? Dove sta il problema? Beh, sono insufficienti perché lui l'ordine delle liste lo rispetta e come. Quindi che cosa fa? Apre la prima lista, vede un solo punto e quello è decisamente insufficiente per fare una polilinea. E quindi dice niente da fare, apre la seconda lista, trova un solo punto e dice insufficiente, la terza lista stessa cosa, e quindi ha ragione lui, perché i punti sono insufficienti, cioè ci sono punti, ma sono organizzati in un modo che lui non riesce a gestire, quando vi dicevo gestione dei dati, è qui che ci si fa male. Allora, qual è un sistema per fargli produrre tutto? Immaginiamo di prendere questi dati e di buttarli dentro una nuova lista che parte da zero, ma che contiene tutti questi dati, come unificare praticamente. Bene, questo che vi ho appena raccontato si chiama, in termini di programmazione, si chiama to flatten. Flatten vuol dire rasare. Quando si dice rasare, si intende rasare la gerarchia, rasare l'ordine e quindi creare una nuova lista di nome zero con dentro tutto. Notate bene che questa opzione flatten è presente in, dove ha senso, in tutte le uscite, cioè se io faccio tasto destro su i, vedete che c'è questa opzione flatten e adesso io l'attiverò e succederanno due cose. Si creerà una polilinea per tre punti qui e qui l'organizzazione dei dati non sarà più questa, ma ci sarà una lista di rango 0 con tutti quanti e tre i punti nella stessa lista. Guardate. Eccoci qua. Ho distrutto la gerarchia della lista, ma ho costruito una nuova lista che la polilinea sa interpretare. Allora, perché questa operazione è presente sia in uscita che in entrata? Beh, perché questa cosa che ho appena fatto effettivamente ha distrutto quella gerarchia che io avevo costruito, che potrebbe essere utile invece per altri punti della mia definizione. E quindi la buona regola è il flatten, andarlo a fare quando si distrugge la gerarchia e farlo nel punto più lontano possibile. E quindi in questo caso ha senso farlo in entrata di V. Se io faccio tasto destro, il risultato è lo stesso. Se io faccio tasto destro in entrata di V,
ho di nuovo l'opzione flatten, in questo caso mi creerà la polilinea, ma non distruggo la gerarchia. Ok? Andiamo a complicare un pochettino il lavoro. Sono le 12. Allora, questo ci porterà avanti, credo, un'altra ventina di minuti. Quindi, se tutto ha funzionato come deve, io comunque registrerò, non voglio abusare della vostra pazienza, quindi io registrerò, che dovrebbe essere automaticamente tutto quanto, quindi se avete necessità non vi preoccupate, io vado avanti. Allora, se io voglio una polilinea su tutti questi affari qua, sarà sufficiente, guardate, è proprio semplice, fare selezionare questi due, fare CTRL-C, CTRL-V e cambiare l'indice, perché se qui l'ho fatto con tutti gli zeri, qui lo posso fare con tutti gli 1. Quindi cambiare lo 0 con 1 produrrà la linea che collega tutti gli 1. CTRL-V, lo faccio con tutti. Ricordate, abbiamo messo insieme lo 0 con 0 con 0, poi adesso qui abbiamo fatto, messo insieme l'1 con l'1 con l'1, poi facciamo adesso 2 con 2 con 2, quindi cambiamo questo valore in i e gli mettiamo 2. E poi per finire metteremo questo qui con 3. Allora, questo sistema è un sistema anche, diciamo, così come in Rhino si possono fare le cose con una strategia di modellazione buona, anche in programmazione, anche in Grasshopper si possono fare le cose con una strategia di modellazione più o meno buona. Questa è decisamente molto poco buona. Perché? Perché ha senso fin tanto che io blocco l'n della divisione delle curve. Cioè io qui ho bloccato, qui è una variabile, ma in realtà io l'ho resa una costante perché ci ho messo un 4 fisso e quindi so che questa è la divisione. Ma se io per esempio volessi tenere sotto controllo questa divisione con uno slider che va da 1 a 12, faccio per dire, allora se io lo collego così, per 1, perfetto, creo la mia prima polilinea. Se vado per 2, funziona, naturalmente, no? Se vado per 3, funziona. Se vado per 4 funziona, ma quando io aumento, vedete che le divisioni ci sono, ma mancano le polilinee, ovviamente, perché non ho tutti quanti i list item. E se questo fosse da 0 a n, sarebbe un gran problema, perché io non posso prevedere n list item. Cioè questa strategia, vedete, mostra subito i propri limiti. Quello del list item non funziona. Allora, per far capire questo, io ho bisogno di farvi vedere graficamente come funzionano i punti. E quindi farò una velocissima digressione. Allora, queste circonferenze le possiamo nascondere, tanto ci sono. Invece apriamo una nuova definizione per farvi vedere graficamente come possiamo immaginare le liste. File nuovo. Prendo questo affare che è una lista, una griglia. Facciamo un pochino più grande, di modo che tutto sia un po' più evidente anche. Allora, questa è una griglia che produce punti. Allora, se io voglio vedere i punti, e proprio sono quelli che mi interessano, metto un parametro punti al quale collego, di modo che vengano queste crocettine, e poi levo la visualizzazione della mia griglia, quindi levo il preview. Così come c'è il bake, c'è la possibilità di levare la preview di un componente specifico. Vedete? Preview è attiva, se ci clicco sopra non è più attiva. Mi interessa per vedere i punti. Allora, questa è una griglia o matrice, come volete chiamare voi, di punti. E quando uso questi termini intendo dire che questo è un insieme ordinato,
di elementi, non è che sono buttati lì alla rinfusa, seguono uno schema tipicamente, diciamo, definito dalle lettere I e J, che sostanzialmente è fatto di righe e di colonne. Quindi io voglio vedere come sono organizzati questi punti. Per fare questo, al solito uso il pannello. Guardate. Il pannello mi dice che ci sono tante liste. In particolare ci sono 6 liste. 1, 2, 3. Non vi fate fregare dal numero 5 perché si parte sempre in base 0 il conteggio. Quindi ci sono 6 liste. Ok? 6 liste con 6 dati. Giustamente 6 liste con 6 dati. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 per 6, 36 elementi. Allora, la prima lista, ok, è quella che ha i numeri che corrispondono a questi valori qua. 600, 63, 66, 69, 612. E sono praticamente le lettere, diciamo, le coordinate x, y di questo elemento. Allora, se vogliamo vederlo in maniera numerica, questo insieme, cioè per un componente che praticamente serve soltanto per facilitare l'interpretazione di come stanno i punti e permette di indicare dei punti con dei numeri, è quello che serve a noi. Allora, questi punti li colleghiamo qui. Vedete che c'ha lo strappo, questo componente vuol dire che da qui non esce niente, esce soltanto una visualizzazione, ma ci serve per capire che cosa succede. Quindi size, la dimensione dei nostri indici, la facciamo a 1, di modo che sono abbastanza grandini. E sapete che faccio? Nascondo proprio i punti, anche loro, di modo che si vedono soltanto i numeri. Allora, calcolate che sotto ogni punto praticamente c'è un numero, ok? Sotto ogni punto c'è un numero. Sotto ogni numero c'è un punto. Un punto, un punto, un punto. Quello che si vedeva prima qua. Allora, le liste, come vedete, sono divise per colore. Quindi questo è lo stesso colore, una lista, la dovete immaginare come una colonna di dati in cui i dati sono progressivi. Quindi questa è la mia prima lista e corrisponde, se ci fate caso, a queste coordinate qua. Questa è la mia seconda lista, finisce qua, poi si apre una terza lista, poi una quarta, una quinta e una sesta lista. Per capirci, quando io faccio il flatten di una lista, io non faccio altro che distruggere questa, diciamo, differenziazione in liste, e quindi quando i miei punti arriveranno qua, siccome i punti però ci stanno, non è che si distruggono e sono nel grafica, geometricamente non si muovono, succede che qua, quando arriverà 5, qui ci sarà 6, 7, 8, 9, 10, 11 e poi di nuovo riparte. Guardate, vi faccio vedere, facciamo il flatten all'uscita qua stavolta. Un'unica lista, vedete, non c'è più differenziazione, ma c'è un'unica lista che raccoglie tutti i valori. Un solo colore, perché è una sola lista, è quello che succedeva. E vi anticipavo, da 0 si è parte 5, 6, va 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30. Ok? Allora, ritorniamo invece nella nostra organizzazione. Se ci fate caso, adesso io voglio cambiare questi valori e simulare la nostra divisione in punti. Quindi mi interessa avere 3 liste, quindi questo voglio che sia l'estensione in x, ho preso quello in x, sì. Set integer, quello che è 5, lo facciamo diventare 2, di modo che abbiamo 3 liste, perché sono 2 intervalli, quindi abbiamo 3 liste, perché per fare un intervallo servono 2 punti, quindi per fare 2 intervalli servono 3 punti. E i punti abbiamo detto che erano 4, quindi basta cambiare e far diventare 3 intervalli, 4 punti.
questo simula, usate un minimo di fantasia, ma questo simula esattamente la situazione che abbiamo in quest'altra definizione qui. Ok? Quindi butto via tutta questa roba che abbiamo capito che non è un buon sistema. Butto via la polilinea che serviva prima, non ce ne non ci facciamo. Ma invece ci teniamo questa struttura di dati che ci piace. Riportiamo il contatore a 4, che è da dove siamo partiti. Vedete che abbiamo tre liste con quattro elementi, giusto? Tre liste con quattro elementi. Prima lista corrisponde alla circonferenza piccola, seconda lista a quella intermedia, terza lista a quella grande. E ritorniamo nella rappresentazione grafica. Dove sta? No, è l'altra. Questa qui. Perfetto. Allora, quando noi abbiamo fatto, sentitemi bene, quando noi abbiamo fatto il list item, praticamente il list item che cosa fa? È un componente che va a acchiappare tutti insieme questi, poi va a acchiappare tutti insieme questi, poi va a acchiappare tutti insieme questi e poi tutti insieme questi. Ma qual è la sua il suo limite, che se io adesso io qui è tutto comodo perché c'ho 0, 1, 2, 3 e mi fermo. Ma se qui avessi 0, 1, 2, 3, 4, n, è chiaro che non posso predisporre n rette che chiameremo list item. È evidente che non funzionerà mai così. E allora, quale potrebbe essere una strategia per risolvere questo problema? Quello di far ruotare questa matrice di dati di 90 gradi. Immaginate di prendere tutto questo insieme e di ruotarlo in senso orario di 90 gradi. In questo caso otterreste questa retta, diventerebbe una colonna di dati. E quindi non c'è più limite a quanti ne metto, perché una lista ne può contenere tutti quelli che voglio. Allora, per fare questa operazione si usa il componente flip matrix, che troviamo nel menu dei set. Dovete andare qua dietro ed è questo qua, flip matrix. Vedete, l'icona vi fa vedere una rotazione. Cioè sostituisco righe e colonne sostanzialmente. Quindi se io prendo questi punti, li inserisco qua dentro e poi questo me lo voglio andare a visualizzare, ecco che cosa è successo. Vedete che adesso sto incolonnando tutti gli zeri. In altre parole, che cosa ho? Anziché avere tre liste da quattro elementi, ho quattro liste da tre elementi. Perché questa volta non ho più limite a quanti ne posso mettere, ne posso mettere quanti ne voglio. Ed è esattamente quello che andremo a fare nella nostra definizione di partenza. Questo è servito soltanto per dare una visualizzazione grafica di tutto questo nostro discorso. Quindi le rette le levo, se no me le porto dietro. E invece andiamo a named, ritorniamo a questo qua. Quindi guardate, questa è la struttura originale, ma se io adesso applico il componente flip matrix ai punti e vado a vedere con il pannello come sono strutturati, guardate bene che cosa è cambiato. Qui ho tre liste con quattro elementi, qui ho quattro liste con tre elementi e notate che immediatamente la polilinea funziona perché qui trova una lista con vari punti, una seconda lista con vari punti, una terza lista con vari punti, una quarta lista con vari punti. Quindi, se andiamo nel menu delle curve, prendiamo la polilinea e gli diamo da mangiare questi vertici, lui, il componente, realizzerà esattamente quello che vogliamo. Non solo, ma non saremo più vincolati a questo numero come costante, laddove avessimo voluto utilizzare il list item.
E questa definizione funzionerà per tutte le suddivisioni che noi vogliamo. Si adatterà a tutte le suddivisioni, perché anziché prendere una lista con tanti item, la, diciamo, trasformerà in una lista con una nuova organizzazione in cui ci saranno tante liste per quanti sono il numero di suddivisioni. Vedete come in questo caso, e siamo arrivati a conclusione, vedete come in questo caso siamo partiti da una, diciamo, impostazione geometrica elementare, perché abbiamo in Rhino abbiamo fatto 3 circonferenze, ecco, ci siamo fermati a questo, ma abbiamo fatto tutto un ragionamento estremamente più complesso su il... sulla struttura dei dati e capire bene come funzionano questi dati. Diciamo che per quest'oggi io mi fermo qui, ma siccome abbiamo altri giorni di lockdown, se vi sembra interessante, e diciamo anche la partenza di questo ragionamento, tranquillamente possiamo ipotizzare delle altre date, perlomeno una nuova data, in una giornata di bollino rosso, come dicono, di lockdown, di modo che, diciamo, sfuggiamo alla tavola da pranzo, che già questo mi pare un buon proposito di questi tempi, e magari ci incontriamo per proseguire in questo discorso qui. Se il posto migliore per farmelo sapere è sicuramente Discourse. Abbiamo quello che vi ho fatto vedere, il t.discourse, trovate nella chat come scritto dall'amico Lucio. Se pensate che possa andare, che possa interessare, possiamo tranquillamente andare avanti e definiamo una data, stabiliamo una data dei giorni rossi e si prosegue così, molto semplicemente. Per il momento non mi resta che ringraziarvi tutti, eravamo al completo, come si dice, sono molto contento. Ci aggiorniamo sicuramente prossimamente, e grazie della pazienza e ancora tanti auguri a tutti quanti. A presto.